Sognare si può, buongiorno, siamo arrivati e sono felicissima, come annunciato, di presentarvi il nostro Franco Barbero e Antonio Valleggi, e sono felicissima di averli qui con me perché oggi ci racconteranno qualcosa di bello, qualcosa di frizzante che sta per arrivare con l'inizio dell'anno. Perfetto. Cosa bolle in pentola? Cosa ci devi... Chi comincia? Chi comincia? Lui. Inizio io, così faccio un saluto breve, poi certamente diamo la parola al nostro amico, grande attore Franco Barbero, di cui ho veramente il piacere di poter annunciare un nuovo lavoro che facciamo insieme. Bene, benissimo. Ma prima di tutto un caro saluto a te, Ivana. Grazie. Che è un grande piacere ritornare su questi microfoni. Se non vado errato, l'ultima volta era forse la fine del 2021. Fine 2021, hai ragione, vero? Ma quanto tempo è passato? Incredibile. Vola questo tempo. Vola. Eccolo qua. È passato un po' di tempo, infatti sono molto felice di averti di nuovo qua e di sentire dalla tua viva voce che, non, come sempre, sì, sei sempre operativo. Sì, ci ho impiegato un po', perché devo dire che ci siamo lasciati che con uno spettacolo che era il sì. Ti fa per ridere, un omaggio al grande Macario, con la presenza di Franco Barbero fra gli attori, Riccardo Pellegrini, Teobaldo Busso come cantante, insomma, esatto, sì, le sì. ballerine, cioè era un mini varietà. E noi naturalmente salutiamo tutti, chiaramente. Certo. Sì, era un mini varietà che ricordava il grande Macario per festeggiare un suo anniversario. Ebbene sì. Però poi questo anniversario festeggiato non ha portato un grande proseguio dello spettacolo, per cui io devo dire mi ero un po' così arenato, se si può usare questo termine, sugli allori di questo spettacolo. Ecco. È passato un po' di tempo, ma come si dice, quando si ricomincia non si ricomincia da capo, ma si ricomincia da tre. Ebbene sì, ricomincia da tre, il grande Troisi. Sì, e sì. Per cui desideravo ricominciare, riprendere con un nuovo lavoro in teatro, portando però qualcosa che avevo lasciato, e avevo lasciato Franco Barbero. Eccolo qua, esatto. Dice, aspetta che ve lo riacchiappo. E quindi ho scritto una commedia brillante, leggera, il cui titolo è Un Natale fuori stagione, e che ha come protagonista Franco Barbero, poi degli altri attori ne parliamo magari dopo. Strada facendo, certo. Strada facendo e voilà. Siamo in scena, fra poco debuttiamo a inizio dell'anno e visto che è un Natale fuori stagione, va bene per tutte le stagioni. Ebbene sì, ma il debutto, diciamolo già all'inizio e poi lo ripeteremo, debutto è proprio veramente a giorni. A giorni, sì, sabato 6 gennaio di sera alle ore 21 e domenica 7 gennaio alle ore 16. A Torino, al Teatro San Giuseppe, che si trova in via Andrea Doria 18, in pieno centro. Ecco. Sì, 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 beh, diciamo che il Teatro San Giuseppe è molto conosciuto, quindi certo. Bene o male è facile da riacchiappare, anche da raggiungere. Quindi questo per, diciamo, per dare il cappello. Sappiate che per l'Epifania, all'inizio del nuovo anno, c'è qualcosa di interessante da andare a guardare per sorridere e per parlare di un Natale, come dicevamo, fuori stagione. Fuori stagione, un Natale che vada bene sempre, con la leggerezza che il Natale può portare. E vabbè, insomma, ce n'è proprio bisogno di leggerezza. Ne abbiamo veramente tanto bisogno. Sì. Approfitto, prima di dare la parola al nostro Franco, per salutare tutti coloro che ci ascoltano, che ci ascolteranno. Voglio salutare anche Riga,
il nostro Beppe. E poi voglio salutare intanto Andrea Fiore, il suo gruppo, perché condivide sempre le nostre dirette. Voglio salutare il gruppo L'Angolo del Confronto, quindi Gabriele Rotiroti, Rita e tutti coloro che ne fanno parte, che ci ascoltano e che ci ascolteranno, gente per bene. E soprattutto un saluto, un ringraziamento a Radio Moncalieri, www.radiomoncalieri.net, e tutti gli ascoltatori che ci ascolteranno in replica. Quindi un saluto, un ringraziamento a tutti quanti, e un saluto particolare al nostro Gianni Ricci, il direttore, e tutto lo staff. Fatto questo, detto questo, chiaramente sono curiosa di sentire cosa ci racconta il nostro Franco Barbero. Sì. Non, tu sei un altro personaggio che non si ferma mai. Beh, hai una carriera nota a tutti, sì, insomma, ad altissimi livelli, e non ti stanchi mai. Ma sì, beh, cambia il ritmo, certamente vado meno veloce di una volta, faccio meno cose strane o che di una volta, però vado avanti. Perché, come diceva quello là, non è che ti fermi perché sei vecchio perché ti fermi. Ecco. E allora andare avanti e continuare, non arrendersi, cambiando ritmo, certo non è più quello di una volta. E quindi ho avuto l'occasione di questa bella commedia, mi ha fatto leggere, Sor Antonio mi ha fatto leggere questa commedia, ho trovato che era bella, perché ho sempre fatto, intendo sempre fare, chi mi conosce lo sa, fare dello spettacolo che porti il buon umore. Cioè, sì, 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 che porti il sollievo dalle cose tristi della vita. Poi ti cambia niente, non è che perché vai a vedere una commedia, però già io nel mio piccolo, quello che può essere, di portare un lato positivo, allegro, se è possibile. Ma sì, un sorriso, sì, no? Sì, un po' di leggerezza, come sì, dicevamo prima, sì. Sì, sì, che sì, aiuta sì, sempre a affrontare anche momenti meno leggeri, no? Però un attimo sì, di... Sì. Ah. Ma per te, tutti i giorni ci sono delle cose positive, negative, tutto anche, è tutto come lo vuoi vedere, ma insomma è andare avanti, cioè non... Continuare interessante. Col sorriso, sì. Certo che sì. Senti, sì, ma siamo curiosi, sì, no? Vabbè, adesso Antonio ci sì, racconterà anche un pochino lui, ma un'anticipazione, qualcosa su questa, diciamo, storia sì, che andremo a vedere al sì, teatro. Beh, è una storia ingegnosa, eh? Questo ragazzo qua, Antonio Valleggi, è uno che ha delle cose che gli girano nella testa. E cosa c'è? Beh, tante. Sì. Che c'è la storia di un anziano, lo faccio io, sono io che faccio l'anziano. Che è in un alloggetto d'estate giù al mare, e che gli arriva in casa un'estranea, una sconosciuta, una con delle valigie, che trova una scusa per rimanere lì, e poi scopriremo che c'è tutta una triste storia dietro, cioè sta scappando da un pericolo grave. Difatti, se lì per lì le cose, cioè io che vedo arrivare una così lo prendo un po' sulla diffidenza, no? Certo, perché te, certo. Insomma, e dopo sposa l'idea, non la ragazza, che fotografia, potrebbe essere mia figlia, però perché ci si dà una mano tutti, credo, nella vita è fondamentale. Quindi c'è anche un messaggio, diciamo, positivo, sì, no? Il fatto, sì, quello dell'aiuto, sì, ma d'altra sì, parte sì, tu hai sempre sì, un po'... Sì, in retroscena sono delle tematiche sociali odierne, serie, no? Ma affrontate in un modo leggero. Le tematiche sono la solitudine degli anziani, il lavoro degli immigrati, la violenza sulle donne, ecco, per cui nel retroscena ci sono delle tematiche assolutamente serie.
E questo affrontarle con leggerezza non va inteso assolutamente come un non considerarle importanti. No, certo che no. Ma è che forse oggi se ci fosse un po' più di gentilezza, di leggerezza, di sapersi aiutare e confrontare con amorevolezza, forse molte cose andrebbero a posto naturalmente. Naturalmente, forse. Come forse il rapporto fra i due personaggi, che sono l'anziano e questa ipotetica badante, no? In realtà durante lo spettacolo i vari attriti forse poi si sciolgono come neve al sole. C'è un terzo personaggio che arriverà verso la fine della commedia a spiegare meglio quello, il retroscena vero di questa commedia. Quindi insomma dovremmo stare attaccati, diciamo, con l'attenzione, sì, bella alta fino alla fine, sì, sì. Dello spettacolo, sì, interessante, certo. No? Sì, perché sì. Senti, ci sono altri due personaggi, sì, in cartellone, che sono, sì, la ragazza, direi. Sì, la ragazza che è Natalie Bernardi, una bravissima attrice piemontese che però lavora anche in centro Italia, anche sovente a Roma. Natalie Bernardi, ripeto, e Igor Toniazzo, che è questo personaggio scomodo che arriverà poi alla fine, il quale, se mi posso permettere, è un giovane presente in una pubblicità, un viso noto in una pubblicità che in questo periodo sta passando. Sta andando, quindi insomma, ma magari tanti dei nostri ascoltatori adesso andranno a vedere. Quindi sono musiche originali e abbiamo due voci fuori campo, che sono uno alla figlia del protagonista, Luisella, che è la voce è data da Daniela De Pellegrin, e la voce della radio. Perché la radio è un elemento presente costantemente durante lo spettacolo, come nella vita, quando accendiamo sempre la radio, se vieni a casa mia il televisore magari è spento, ma la radio dal mattino alla sera è sempre acceso, perché senti musica, ma senti anche i notiziari. Per cui c'è la voce dei notiziari, che è data dall'attore Pietro Giau. E noi salutiamo chiaramente i nostri compagni di viaggio, certo, no? Che tutti insieme creano lo spettacolo, che, di cui naturalmente il nostro Antonio Valleggi è regista, oltre che autore, no? Perché insomma, diciamocelo. Mi permetto di fare questo vezzo un po' così, no? E con questa regia io raggiungo i 50 anni di regia, per cui 50 anni di regia, sì. No, mi cacotti, cioè non sono bruscolini, quindi una vita dedicata. Sì, e poi vedremo. Scrivere, credo che continuerò a scrivere. E ho tante idee ancora nel cassetto. Se farò ancora il regista, non lo so, si vedrà. Oh, guarda, secondo me non ti ferma nessuno. Sì, ho qui di fronte a me due personaggi instancabili. Ah, beh, il vero instancabile è Franco Barbero. Vediamo. Raccontaci brevemente, no? Tu hai avuto una carriera molto importante e duratura, sì, che continua chiaramente, sì, no? Nell'arco di queste tue esperienze, che sono tantissime, quale in qualche modo, perché capisco che noi, sai, abbiamo pochi minuti, non possiamo, sì, e poi probabilmente non ce n'è neanche bisogno perché ti conoscono veramente in tanti, ma... quindi hai fatto tante carriere, tanti spettacoli, hai collaborato con tanti personaggi molto molto importanti, no? Sì. E allora ti faccio questa domanda, so che è anche difficile, però in questa tua lunga esperienza, se dovessi scegliere uno, due, tre episodi che secondo te sono stati importanti... più importante, sì, mi rendo conto che parliamo di insomma livelli altissimi, ma
nel cuore, cosa porti nel cuore? Beh, certamente la radice, l'origine di una pianta è fondamentale, dove è seminata, eccetera. Io sono stato seminato nel prato di due grossissimi personaggi che erano Macario e Tino Casaleggio, Celestino Casaleggio e Casaleggio, i teatranti piemontesi. Tino era l'impresario, sono stati due secondi papà. Devo dire, perché fortissimo e tutto bene, 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 e mi hanno insegnato le cose fondamentali. Allora, ad esempio, che si va poi sempre a finire là: è talento, coraggio, fortuna. Adesso prendo le parole dall'autobiografia di Laurence Olivier, che non ho conosciuto, ma che però a volte cito, quando a volte mi chiamano per dare il premio in una scuola o cosa. Certo. Talento, devi aver voglia di fare questo mestiere, devi sentire che una parte di te vuoi farlo, vuoi farlo, vuoi farlo. Coraggio vuol dire forza, la forza per farlo, perché te mica lì. E allora, coraggio vuol dire salute, salute vuol dire no droga, non farlo scemo in giro, non rovinarti tu, certo. Poi dritto devi andare. E poi, come dice ancora la Laurence Olivier, la fortuna, non puoi sempre sperare che sia vicino a te, ma è bene che almeno una volta ogni 9 anni si presenti a dirti... Adesso vai là, adesso nove vai anni, là. Interessante, sì. Questo. Ed è così, io ho sempre avuto il ciclo lungo, sempre 11 anni, 12 anni, 11 anni, 12 anni. Una giovane giornalista qua di Torino, di tantissimi anni fa, mi intervistò per un giornale torinese, eccetera, e mi disse: ha notato quante volte il numero 12 rientra nella sua storia? Ah sì, è vero, non me ne ero accorto, ma però in effetti era così. Cioè, sì. Le tue svolte... E sì, poi ogni 12 incontri anni con la fortuna e svoltare bene, certo, perché certo. Vabbè, ma abbiamo già cominciato, diciamo, nominando due personaggi che insomma mi sembrano indicativi di una buona direzione della fortuna. Sì. E poi dentro è entrato Carlo Campanini, perché avendo avuto una separazione artistica lavorativa Casaleggio e Macario, spuntò la compagnia Campanini, Campanini Barbero, in effetti, certo, ero anche produttore. Certo. E coso è bene. E poi, quando è finito tutto il periodo piemontese, lì va a sapere cosa è spuntata l'operetta. Che hai visto, non mai pensavo proprio, tutto potevo pensare, e invece certo sono andato a studiare canto, ma per quello che dovevo cantare io, insomma, il comico, insomma, non è neanche coso, però no, allora la professionalità però si distingue proprio da questo, e la direzione artistica della compagnia, quindi stare attenti alle scelte che si fanno, certo, come si fanno, eccetera eccetera. Però poi devi sapere che dopo, nel caso mio, dopo 10, 11, 12 anni a finisne, quindi devi cercare un altro treno, e quindi questo l'ho sempre avuto, è stato bene. E certo, dopo ho lavorato, come diceva quel manager in un film che si chiamava Un volto tra la folla di Elia Kazan, eccetera. C'è un attore popolare così che ha successo, si mette in politica e gli tagliano le gambe, cade per terra, la moglie lo lascia, eccetera, allora è disperato. E il produttore, il suo manager, gli dice, che era Walter Matthau agli inizi, gli dice: ma non preoccupare, certo lavorerai, certo non sarà più come prima, e poi gli fa tutto un esempio di piccole cose, eccetera, poi dice: poi ti chiamerà un giorno, qualcuno dirà: come si chiamava quello lì che faceva che cosa, sì, qualcuno si ricorderà il tuo nome,
e ti chiameranno e tu ti troverai su una televisione qualunque alle 3 di notte in mezzo a due ragazze mezze nude a vendere delle lavatrici e lavorerai. Certo, non sarà più come prima. Ecco, questo è bene saperlo, perché c'è tanta gente, vedo, che sono andati in crisi profonda quando è girato, quando è cambiato, ma grandi divi degli anni 60-70 del cinema italiano, molti sono andati in depressione proprio, perché non hanno accettato l'arrivo dei nuovi. Sì. Certo, certo. Guarda, riesci a darci lezioni in certo. 2 minuti? No, nel senso lezioni di vita, no? Certo, perché certo. Effettivamente attraverso la tua storia stiamo vedendo quello che comunque nella vita di ognuno capita, no? Sì, perché il cambiamento periodico, magari non tutti 11-12 anni, qualcuno tu, però effettivamente accade e la forza sta nell'accettare e anzi cavalcare il cambiamento. Ti faccio i saluti di Gerardo Cardinale, che ti manda i suoi saluti. Ciao Gerardo! Ciao, grazie per essere con noi. Grazie, è bello ed è interessante poter sentire attraverso le parole di un'esperienza vissuta proprio questa lezione di vita, cioè, no? Sì. Il cambiamento, e cavalcare il cambiamento non snaturando se stessi, ma anzi studiando per poter essere... La vita è così. Esatto. Anche la più bella estate diventa autunno. Ebbene, quindi non... Che vuoi fare? Vabbè, ogni stagione ha però il suo fascino. Esatto, esatto. Oggi sì, questo è fuori stagione, adesso noi facciamo... Noi, esatto, però stiamo parlando di un Natale... Fuori stagione. Fuori stagione. Quindi, ecco, anche lì cambiamenti, vedi? Vedi che, esatto, cavalchiamo il cambiamento. Assolutamente, sì. Certo che cambia, io poi l'accento piemontese mi viene solo quando non lo voglio fare. Quando provo a farlo... Invece no, devo dire che entrambi, se posso permettermi, avete tanti pregi, ma sicuramente uno è quello di avere un entusiasmo coinvolgente. Antonio e Franco, Antonio Valleggi, Franco Barbero, e la vostra esperienza sempre piena di entusiasmo, no? Certo. Anche nel cambiamento, anche nel cercare sempre nuove idee, che come dicevi non ti mancano, Antonio, no. Assolutamente no, sì, certo. E nuove esperienze, nuovi modi per continuare a sognare, a fare ciò che voi amate. Sì. Forse perché non sono più giovane, no? E gli anni passano, più passa, è come se il fiume si restringesse e l'acqua che percorre questo fiume diventa con una pressione più forte, no? Si accelera questa pressione dell'acqua, per cui mai come in questo periodo la voglia, la necessità di scrivere, di esprimermi, di raccontare il pensiero mio, che è desidero così raccontarlo, perché desidero esprimere il sentimento che mi lega alla vita, ma che mi lega in modo particolare al teatro, perché io ho sempre fatto teatro. Sì. Certo, io non ho il bagaglio di esperienza di Franco Barbero, cioè assolutamente, anche se io ho 50 anni di regia, però come ho già più volte detto a Franco, il mio percorso è stato un percorso nel teatro off torinese. Certo. Mentre Franco è stato in cima alla piramide, perché ha fatto il Teatro Nazionale, ha girato sia l'Italia che anche l'estero con le sue produzioni. Io no, il mio è sempre stato un teatro... Una volta si chiamava teatro off. No? Sì, sì, comunque... E secondo me di tutto rispetto, cioè hai lasciato veramente tanto. E quindi è così, forse perché più invecchio più voglio scrivere. Vuoi scrivere ancora di più. Sempre di più. Sempre di più. Senti, il nostro tempo sta finendo e dobbiamo salutarci. Sì. Allora volevo solo segnalare una cosa. Bravissimo, quindi ti lascio la parola per... Sì.
per avere notizie su questo spettacolo, perché comunque lo spettacolo poi non si ferma il 6, il 7 gennaio, avrà delle repliche in giro a Borgaro, a Bosconero, insomma, nell'Astigiano, ecco. C'è questo, un tour, chiaramente, sì, no? Un tour è un po' un grosso termine, comunque avrà anche delle altre repliche, sì, per avere le notizie. Se avete interesse dovete seguire la pagina Facebook, che è una nuova pagina che si chiama Il Teatro Fantastico in Piemonte. Fantastico in Piemonte, questa è la pagina, diciamo, mia, nel senso, e dove troverete le notizie di questo spettacolo e poi anche altri. Altre informazioni, anche di altri, certo, di altri spettacoli, di altre idee, di concerti anche, insomma. Quindi mi raccomando, tenete bene a mente di seguire la pagina, appunto, anche se avete bisogno magari di rinfrescare le idee sul quando e dove. Quindi ricordiamo, Un Natale fuori stagione, Teatro San Giuseppe di Torino, in via Andrea Doria 18. E le due date che stiamo dando in questo momento sono il 6 e il 7 di gennaio, quindi per l'Epifania, e il 6 c'è lo spettacolo serale, sì, dico 21, giusto, alle 21, sì, e il 7 lo spettacolo pomeridiano alle 16. Quindi mi raccomando, approfittiamo in questi due giorni per magari come dire, sorridere. Insieme a noi, insieme a Franco Barbero, insieme, che è sempre un piacere, al di là del mio spettacolo, poi degli attori, non è di chi l'ha scritto, al di là dello spettacolo, il piacere di risentire, di rivedere Franco Barbero in scena è comunque sempre un valore aggiunto. È sempre un piacere, grazie, poter ammirare, poter parlare, condividere esperienze con i personaggi che hanno veramente tanto nel cuore, questa passione che vi esce proprio, come posso dire, straborda, e ne abbiamo bisogno, l'entusiasmo, il sorriso e la voglia di fare, grazie, come dicevi tu. Grazie, grazie di cuore per grazie essere voi, stati con noi. Grazie a te, Ivana. Un grazie. Salutone a tutti, alla prossima. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao.